conoscevano neanche l'esistenza. Lei si presentò come avvocato del popolo, Conte, sì, avvocato d'ufficio però, perché gli avvocati la gente se li sceglie e non è il caso della sua presenza. E vede, nonostante tutto questo, lei in questi mesi ha deciso sulla libertà degli italiani, sui diritti fondamentali, sulla possibilità o meno di studiare, di lavorare, di essere curati. Oggi addirittura viene in quest'Aula, in un misto tra delirio d'onnipotenza e ignoranza istituzionale, ci viene a spiegare che intende occuparsi di una serie di materie che non le competono, come la legge elettorale, perché sì, cari italiani, c'è l'emergenza, ma loro si occupano della legge elettorale, o come i regolamenti parlamentari. Ve ne siete accorti, colleghi del PD? No, perché la responsabilità di questo scempio, alla fine, è di chi l'ha consentita finora. Un Parlamento debole, una Unione Europea entusiasta di avere un altro Presidente del Consiglio al quale impartire ordini e dunque compiacente, grandi media al servizio di poteri forti, che chiaramente hanno tutto l'interesse ad avere una politica in cerca di padroni per fare meglio i loro interessi. E Giuseppe Conte è perfetto per tutti loro, perché è perfettamente in grado di assumere esattamente la forma che richiede il suo mandante, praticamente Barba Papà. Deputata Meloni. Prima, prego, mi dica, zitti. Prima populista, poi ortodosso europeista, prima di destra, poi di sinistra, ma soprattutto di centro, socialista e liberale, insieme. Prima a favore, poi contro l'immigrazione illegale, la TAV, quota 100, l'imposta sul money transfer, prima amico e poi nemico di Salvini, ma anche di Renzi e perfino di Di Maio. Qualsiasi cosa, pur di rimanere esattamente dov'è. E allora vede, il barbatrucco che lei ci vuole propinare oggi è quello di presentarsi, dopo aver distrutto l'Italia, come quello che la vuole ricostruire, raggranellando una serie di disperati voltagabbana che però chiamiamo costruttori. E chissà quanto saranno utili i compassi per queste costruzioni, avvocato Conte. Io penso che stavolta il gioco non riuscirà. Penso che stavolta il gioco non riuscirà, perché mi piace pensare che in questo Parlamento ci sia ancora un briciolo di buonsenso. Che in questo Parlamento ci sia ancora qualcuno che almeno ha, diciamo così, timore per il giudizio implacabile che la storia inevitabilmente riserva. Mi piace pensare che sì, l'Italia ha un disperato bisogno di responsabilità. È vero. Pensi, noi di Fratelli d'Italia siamo così responsabili che la fiducia al governo Conte non abbiamo votata mai. E speriamo che oggi ce ne siano molti altri che non lo faranno, che consentano all'Italia di aprire finalmente una stagione di normalità nella quale i cittadini possano decidere come. Articolo 1 della Costituzione italiana. La sovranità appartiene al popolo. E vi piaccia o no, il popolo la esercita votando. E noi lo abbiamo sempre sostenuto questo, per carità, noi di Fratelli d'Italia. Qualcuno dice Fratelli d'Italia sostiene questa tesi perché i sondaggi la danno in crescita. No, guardate, la sostenevamo anche quando eravamo al 3%, perché c'è ancora qualcuno che non piega le sue idee al tornaconto qui dentro. Noi ovviamente non ci perdiamo.